Fa fatica. Speriamo che la cosa si risolva così, quantomeno per riuscire a metterci in salvo. Niente, proviamo a far andare sul drone, ma... No. Dove va? Oh! Guarda, se ne va. Mamma, non riesce proprio. Niente, c'è ventissimo, tanto. Mamma mia. È stata veramente una notte buia e tempestosa, ragazzi. Drone. Oh, cazzo! Si seppellisce dentro il buco di Simone. Si rimane solo. A terra. Vado a recuperare. Niente, è tornato stamattina. Ecco. Piano. Mamma. Ma ciò che non vogliamo via anche noi. Olè. Va bene, pronti, partenza, via. Mettiamo fuori anche la 360, che speriamo stavolta funzioni, ragazzi, perché tre volte su tre praticamente si spegne. Quindi ogni volta ci ritroviamo noi carichi. Sì, abbiamo il video e poi il video bene. Non c'è. Stamattina sono andato lì col localizzatore per di vedere nuovo. Tutto. Simone mi ha mandato la foto. Abbiamo comparato il buco, è lo stesso. E anche quindi... il cespuglio abbiamo comparato, è lui. Perché noi abbiamo detto, magari quell'altro, qualcuno ha fatto uno scherzo. È tutto qua. Quello che ci dispiace è anche per Simone e Lucia, perché comunque hanno avuto questa iniziativa bella per loro, perché sarebbe venuto dopo di loro e alla fine si sono ritrovati con il buco nella terra e basta. Ricominciamo! No, di nuovo! Questa strada sarà lunga ancora circa una settantina di chilometri, dopodiché dovremo probabilmente, lo diciamo probabilmente perché qua è sempre tutta un'incognita, ritrovare il nostro amico Asfalto, ovviamente. Ci manca un pochino, l'asfalto. L'asfalto, sì. Ci siamo ritrovati dal deserto rosso alle pietre, gli alberi, cambiato tutto, tranne la strada. Quella. È semplicemente diventata bianca, ma sempre disastrata è. Questa D707 alla fine si è dimostrata veramente una strada super panoramica, come avevamo letto. Al di là dell'essere difficile da guidare, è una rottura di scatole, ci sta regalando di quei panorami mozzafiato, che però non torneremo più a vedere, quindi godiamoceli adesso e poi... Ciao ciao! Siamo arrivati alla fine della 707 e adesso dobbiamo imboccare la C13 verso Aus, quindi destra. E vai! E andiamo! 57 km. Al momento sembra anche carina, però non lasciamoci ingannare dall'apparenza. No, esatto. Allora, ragazzi, abbiamo un problema. Ce ne siamo accorti adesso, così, perché Simba si spegne. Speriamo di avere la chiave 17. Allora, Simba accelera e si spegne, è proprio un golfato. Abbiamo una perdita di gasolio da qui. C'è proprio uno sfiato, per quello si spegne. Guarda le goccettine, Chiara. Dal bullone, ok. Aspetta che lo stringiamo. La prima volta ci è successo ieri, quando stavamo cercando il punto di GPS di Simone e Lucia. Eravamo lì in mezzo nel nulla, non sapevamo neanche noi che cosa potesse essere, perché ovviamente sono quelle cose che quando succedono, cioè non è che uno, ah ok, è quello.
Quindi abbiamo anche iniziato a preoccuparci e il nostro pensiero principale era quello di portarci subito il prima possibile in salvo, perché avete visto dove eravamo, praticamente in mezzo al nulla. Quindi la fortuna ha voluto che sia risuccesso stamattina un altro paio di volte. Adesso proprio nella maniera più tragica, perché proprio non si accende più. Più saputo. Non si accende più, no. Quindi speriamo bene adesso. Però io dico che se tu hai visto quella perdita lì, probabilmente è quello il problema. Adesso vediamo, non riesco a stringerlo, però non si stringe. Il vento nel frattempo non accenna a diminuire. Speriamo che la cosa si risolva così, quantomeno per riuscire a metterci in salvo. Non ho la chiave, non ho questa chiave. Quindi sto cercando di capire se riesco. Non ho spazio nemmeno qui dentro, non ho spazio. Non ho una chiave giù, non ho la 18, ma forse l'ho persa. Ma come l'hai persa? L'ho persa da Stefano, perché mi chiedono sempre le chiavi e poi le lascio lì da loro. Per quello, e non ho spazio, devo smontare tutto. C'è troppa sabbia, troppo sì. Vento. Ah, che stecca! È qui che spiatta. Fa fatica. Portellone con una forza allucinante, cioè solo mollo mi trascina di là, voliamo io, il portellone e tutto quello che c'è dentro Simba. L'unica è questa. Adesso io non vedo che perde ancora. Quando tristi averlo. La pompetta manualmente, in questo modo sto tirando il gasolio, non sta uscendo più come prima. Ok, adesso stringo un altro po' con lei e proviamo a mettere in moto. Almeno ad arrivare al campeggio. Non so se vedete da lì, ma così sto abitando. Sta girando tantissimo. Ok, Chiara, proviamo così, dai. Riproviamo. Ok. Grande Mastro Giulio! Yeah! Vediamo se va. Il problema è quando... Ok. Sono partito un terzo, però. Metterci in salvo stamattina. L'abbiamo risolto, anzi l'ha risolto, perché è riuscito subito a capire quale poteva essere il problema. E niente, però penso che dovremmo fare degli altri check, no? Ma è lì il problema, chiaro, una volta che si diciamo. Solo che queste strade qua smontano i culloni, ma di brutto. Cioè, si è svitato tutto. Cerchiamo di arrivare. Portarci in salvo. Mancano 14 km all'arrivo, dobbiamo andare dal benzinaio perché siamo praticamente in riserva, è l'unico che c'è in questa zona, quindi o lì. Sta procedendo bene, Simba non si sta più rispegnendo. Anzi, sta partendo a prima botta, quindi il problema di questi giorni qua è quello lì. Stiamo lasciando la nostra ultima strada di categoria C e stiamo prendendo la categoria B, che vuol dire asfaltate, ed eccolo lì che così per magia torna l'asfalto davanti a noi. Si è proprio materializzato così. Quando noi vediamo l'asfalto così, senti che silenzio adesso. Adesso andiamo a sentire tutte le vibrazioni, tutti i rumori che si sono aggiunti. B4 verso Aus e Luderitz. Mamma santa. Non ci credo, giuro. Cioè, non vibra più.
Beh, ci credo che non vibra più. Finalmente. Siamo arrivati. Toglietegli questo clacson. Prima o dopo, senza farmi vedere, gli stacco i fili così. Ah, non va più. Come mai? Boh, non lo so. Sarà stato un topolino che ha mangiato il cavo, la Yuki magari, vero? Va bene. Benzinaio raggiunto sani e salvi, non ci credo, non ci credo. Questo qui di fronte è l'unico supermarket che abbiamo nel paesino di Aus, quindi ci andiamo subito subito a buttare lì dentro perché abbiamo il frigorifero vuoto, la dispensa vuota. Qui abbiamo un campeggio che è proprio di fronte e là dietro abbiamo visto che c'era un altro hotel. Il primo camping sembra molto chiuso, non c'è nemmeno un campanello per poter chiamare qualcuno. Là c'è un signore che ci sta. Thank you! Ok, certo, dobbiamo andare nel negozio. Abbiamo comprato giusto due cose, abbiamo speso 25 euro per una confezione di uova. L'acqua non l'abbiamo presa perché costava, cioè una bottiglia, non avevano i boccioni, ma una bottiglia costava 1,20 euro da un litro e mezzo, quindi ok, abbiamo detto no, cerchiamo di fare con quella che abbiamo. Un pezzo di formaggio, quello che c'era di acquistabile, perché c'erano dei prezzi davvero assurdi, però ovviamente loro dicono noi siamo gli unici che ci sono e quindi se volete comprare qualcosa i prezzi sono questi, ci sta. Ho pagato anche con 20 euro. Va bene, non abbiamo altra soluzione, quindi ci tocca. No, no, oggi ci fermiamo qui, andiamo, sistemiamo, io mi metto sotto al camper. Allora. A marmitto. Beh. Il supporto, sono spaccato. Appena becco un po' di fresco mi metto a fare i lavori. Ok. Sì, hi! La ragazza della tenda. Piano perché prendiamo i rami. No, no, vai, vai, anzi, vai, 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 buona, buonissima. Perfetta. È gentile anche la signora che ci fa. Vai, 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 vai. Posto magnifico anche questo, bellissimo posto. Abbiamo già pulito, siamo già a buon punto. Chiara è passata anche al lavaggio, coperte piene di polvere, dei yuki, eccetera eccetera. Anche il garage svuotato, sono pronto per mettermi sotto Chiara e sistemare quello che non va. Qui abbiamo un bagno da 5 stelle. Extra lusso. Extra lusso, sì, molto bello questo. I campeggi qui sono strutturati sempre in questo modo. C'è l'area esterna e poi c'è la toilette con la doccia. È il posto del camper. Barbecue che non manca mai. No, però noi non abbiamo mai la legna, quindi... Noi non abbiamo mai la legna. Di solito però ce l'hanno sempre loro, Chiara. È vero, quello è vero. È vero. Direi che oggi stiamo qui. Intanto dobbiamo sistemare la marmitta. Dobbiamo ristringere il bullone della pompa del gasolio che si è svitato. Fortuna oggi ho visto quella goccettina, quindi abbiamo trovato. Adesso parte al primo colpo. Quindi era proprio quello il bullone. Non ho tante chiavi, ma ho i bussolotti. La chiave del 18 oltre alla dinamometrica. Ma ho la pistola. Sì, è vero. Chiave 18 più dinamometrica. L'aggiungiamo solo la maglietta. Ecco, cara. Ecco. Senza dinamometrica e chiave 18. 18. Facciamo anche una bella e grande pulizia Yuki, che è in fase di muta e ci sta devastando. Scusate la mia faccia. Abbiamo Chiara. Si fa le maschere. Nazionalità, sono sempre io. Dai che mi tira tutte le penne, non riesco. Ecco perché parli così, ho fatto, ma infatti stavo a pensare, ma che c'ha in bocca, Chiara? Non riesco a ridere, tiro per tutto, dai. Va bene, quindi un po' di disagio, ragazzi. No, raga, certo. Yuki ne sta perdendo tantissimo perché qui sta arrivando un caldo assurdo. Certo. Wow. Va bene, dai, togliamo sto mezzo chilo a Yuki. Si arrabbia pure. Non gli piace. Oh, non gli piace. Allora. Non morde. Ma che se morde, vedi cosa succede. Panni lavati. Giulio, anche se aveva detto di no, si è già messo sotto Simba. Sì, sì. Primo problema risolto, la marmitta. Risolto, dici? Avevamo un supporto trovato così per caso. Ah, quindi ne abbiamo recuperato uno saltato quindi fuori. Ottimo. Ok, bene, dai. Almeno questa è andata. Anche lì la storia del bullone l'abbiamo risolto, quindi dai. Teoricamente, esatto, ne siamo usciti.
Il cielo si è anche un po' coperto, il che ci va bene perché così respiriamo un po', il sole non ci picchia addosso proprio come ieri. Noi ci vediamo domani. Oggi siamo piuttosto cotti, anche se la giornata è ancora molto lunga. Finiamo i lavori, tutti in doccia e tutti a letto. Tutti, tutti. Hai capito? Anche la Yuki, anche compresa lei in doccia oggi. Sì, sì. E poi tutti a letto. Però uno sembra un po'... Sembra un po'... No, secondo me sta dormendo, chi è? Sta pigliando il sole. L'altro lo guardo. Spero stia dormendo. Anch'io. C'è un cavallo, come vedete, lì, che guarda praticamente immobile un altro cavallo sdraiato a terra. Io ho detto, sta dormendo. Chiara? Non sono convinta. Non è convinta, dice che è morto. Chiara è cucciuta, vuole andare a capire se è morto o se è vivo. Yuki, hai visto i cavalli? Sì, non si alza il cavallo, non si alza. No, è morto. E l'altro è lì che lo guarda. È vivo, è vivo, si è svegliato. Buon, bene. È lì che dorme. Chiara! Occhio, chi ha? Oh, dice che i cavalli non attaccano. Comunque, è vivo, raga. Yuki sta uscendo matta. Chiara, se gli fa una carezza non è contenta. Andami via l'ansia ogni volta. Vabbè. Foto. Incredibile ma vero, un posto di blocco della polizia. Non ci credo. No. Un posto di blocco qua in mezzo proprio era l'ultima cosa che ci potevamo aspettare. Qui stiamo costeggiando il piccolo aeroportino di Lüderitz. Siamo arrivati in centro quasi. Noi, a dire la verità, adesso stiamo andando subito alla Spar perché dobbiamo, ripeto, fare tanta ma tanta spesa. Anche qui abbiamo il passaggio a livello che non è segnalato, cioè della serie. Tu vai a tuo rischio e pericolo, se poi passa il treno. Oh, ma sto qua però si deve fermare proprio sulle rotaie, per favore. Cioè, grazie. Allora, cercare di capire dove sono i parcheggi. Questi sono i parcheggi, mi sa, non è che abbiamo molta alternativa. No, questo ci sta dicendo, mi sa, che non possiamo stare qua. Ok, thank you. Dobbiamo metterci dall'altra parte perché noi qua siamo, bisogna girarci, Giulio. Ce l'avevano già detto, mi ricordo anch'io, perché siccome siamo qui, si guida dall'altra parte, bisogna parcheggiare sempre nel senso di marcia. Gentile, la signora torna nella tua corsia. Torna nella tua corsia. Scusa, io pensavo che era una persona che era una non faccio confusione. Thank you! Non dice niente. Okay. No, lei è stata gentilissima, ci ha detto dovete parcheggiare nell'altro senso. Tu ci aspetti qui, che dobbiamo prendere anche... No, la tua pappa, tu sei l'unica che c'ha sempre da mangiare, Yuki. Mangeremo anche la tua, Yuki, mi sa, un giorno. Dopo aver fatto spesa, benzina e tutto, ci siamo piazzati qui. Unico posto trovato a Lüderitz. Abbiamo trovato questo ristorante, The Fisherman Portuguese, tra l'altro super quotato sia su iOverlander che su Google. E appunto su iOverlander tantissimi viaggiatori hanno lasciato la recensione dicendo: se vi fermate a mangiare lì, Francisco, il proprietario, che è portoghese, proprio di Porto, ti lascia la possibilità di dormire all'interno del parcheggio custodito, di usare i bagni, ci darà anche l'acqua se abbiamo bisogno di acqua per il camper, quindi... Yuki, dai che da domani parte l'addestramento, perché dovrai portare poi gli anelli alla cerimonia. E poi in realtà questo pranzo è appunto per festeggiare... Chiarendiamo che è pronto. È per festeggiare quella che è stata la proposta di matrimonio che ho fatto a Chiaretta quando eravamo nel deserto.
Che vergogna, ragazzi, scusate, quanti messaggi qua, che vergogna, ho anche sentito i suoceri, madonna, che vergogna. Sì, e mio papà gli ha detto, guarda che lo dovevi chiedere a me prima di chiederlo a lei. Ecco. Hai ragione. E riguardo poi la cerimonia, inviteremo tutti, ragazzi, tutti, sarà aperta a tutti. Sì, ognuno si porta da magnà, però, assolutamente, perché, ecco. Sì. Dove lo facciamo? Non lo sappiamo. Una specie di matrimonio africano lo dobbiamo fare, perché se no... Il sushi è pronto, prendiamo Simba. Va bene, ci sono già le nostre ostriche. Queste sono quelle crude, queste sono quelle cotte. È arrivato anche il sushino sui 12 pezzi. Oggi non si guida. Sai usare le bacchette, Chia? Dovrei ricordarmi ancora come si fa, dai. Ora arrivate le portate principali, super filetto grigliato e impanato con i gamberi, funghetti e i capperi, e poi il purè alla portoghese che adesso mi dirai com'è. Buonissimo. Buono? L'ho già assaggiato, buono. Io invece ho il mio pulpo alla feira, che Giulio ride perché dice poco, ma insomma ognuno ha il suo stomaco, anche te devo dire. Tanto poi lo so che mi tocca mangiare quello che avanzi tu. Sì. Ehi, Chiara, ottimo pranzo? Mamma mia, direi proprio di sì. Bene, adesso andiamo a fare il riposino. Lo sponsino post mangiata. Ci vediamo al prossimo episodio, fuori da Ludoritz, ma sicuramente ancora in Namibia. Per poco, molto poco.